Ciao Mauro, questo è l'ultimo video per oggi. Il tema erano il ramo di ulivi, ma proprio solo anche per la fusione, perché come ti ho detto in un video precedente, la fusione sembra facile e poi non lo è. Come vedi da questa signora qua, non ha assolutamente la goccia. Lo vedi che non ha la goccia? E io che te lo racconto, tu sai che la goccia invece è importante. E prende pochissimo colore e anche poca goccia. Infatti non c'è, come vedi. E nella parte superiore vedi addirittura tutte le pennellate asciutte. Cosa che invece non vorrei per avere una situazione molto più fluida. Le ho detto prendi più acqua e non l'ha presa. E queste cose mi fanno un po' sorridere, ovviamente. Invece questa signora qui era già molto più fluida, ha portato giù tutta la fusione con l'acqua e il colore. Meglio. E in fondo va asciugata la goccia, giustamente. Qui non so cosa ho combinato, scusa, non doveva esserci. E lì vedi la scatoletta dei colori. Questa signora qui invece è principiante. E ha lavorato abbastanza bene con la goccia e ha lasciato i vuoti funzionali. E per la seconda lezione ha lavorato veramente bene. E qui un altro sguardo alla scatola dei tesori. Qui ti faccio vedere il mio acquarello del ramo di ulivo con tutte le varie fusioni, il negativo colorato, quello che faccio vedere adesso, la fusione tra una foglia e l'altra, il negativo, quindi il bianco, la fusione nell'insieme, vedi come è tutto unito, deve essere tutto unito, non può essere separato. Il rametto che dal negativo va nel negativo colorato, va nel negativo e di nuovo nel negativo colorato. Scusa. È tutto l'insieme, quindi la fusione tra un vuoto funzionale e l'altro vuoto funzionale con il negativo colorato. Ci proverai? Non so. Cosa farai per prima cosa e se lo farai? Non lo so. Comunque questo sarebbe un bel risultato, ad esempio. Allora, qui la signora ha finito la fusione, che era poca fusione perché non aveva la goccia. Però infine, dai, ci siamo riusciti. Adesso sta facendo i negativi colorati. Con la sfumatura e anche qui. Adesso mi giro così lo vedi meglio. I negativi colorati con la sfumatura. Vorrei proprio che anche tu qualcosa faresti vedere. Non lo so, anche solo una fusione con un vuoto funzionale. Che decidi tu, che può essere quello che vuoi. Quello che vuoi tu, negativo, con la sfumatura che sta facendo adesso. Tu sai come si fa la sfumatura, Mauro? Forse lo sai e forse no. Non sono sicura, nel senso che pensiamo di saperlo. E poi no, invece non sappiamo farlo.
me lo farai vedere magari. Questa signora qui sta lavorando abbastanza bene. Ha fatto una bella fusione di fondo. E qui la principiante, bravissima, per la seconda lezione devo farle solo i miei complimenti perché veramente ci ha azzeccato subito. Qui vediamo tutti i negativi, colorati e negativi. Questi ovviamente vanno accompagnati dai positivi. Questo è l'esempio che ho fatto io, negativo colorato, negativo, positivo, con la goccia interna. Quindi io faccio sempre qualche esempio per accompagnare l'acquarello e così dopo i corsisti mi seguono. Però non faccio tutto il quadro, nel senso che il tempo non c'è, perché sono solo 2 ore, ma anche stasera il tempo è fuggito e non ce ne siamo accorti che eravamo oltre, ma molto oltre le 2 ore, però va bene così. Questo acquarello sta diventando veramente carino, con pazienza e con tutte le velature necessarie. Io ti saluto. Ti auguro buona visione e una buona notte, visto che lo vorrei vedere di notte,